grazie mille a tutti. Grazie. Non capita tutti i giorni, eh? Per questa coppa. Tanta fortuna. Tanta fortuna. Eccola qua. Il calice di fuoco. Se non avete capito, qui è uno spettacolo molto easy, semplice. Ho fatto sintesi e qualcosa è venuto fuori. Ivano? La prima e l'ultima. Nel senso che non la farò mai più. C'è sempre una prima volta. No, l'avevo fatto soltanto per... Ciao ragazzi, evviva, evviva! Ancora applausi. Amiche da morire. Giorgia Farina! Giorgia Farina! Giorgia Farina! Consegna Anna Falchi, la colonna d'oro di Michele Affidato. Michele, vieni qui. Stai sul palco con noi. E il nostro orafo. Fate le foto. Grazie, che dire, questo premio porta il nome del mio regista preferito, quindi per me è un grande onore riceverlo, grazie alla giuria, grazie soprattutto a voi che avete animato la serata dell'altro ieri con uno splendido dibattito e un applauso che porterò sempre con me, grazie. Evviva! Buonasera. Jacopo De Luca. Grazie. Io ringrazio a nome di Sara, che purtroppo, e ringrazio per questo Tiziano, vado a farla venire qui. Era un altro festival in Sardegna, ce l'abbiamo messa tutta. Purtroppo non ci siamo riusciti, però ce l'abbiamo messa tutta. Lei vi ringrazia dalla Sardegna e basta. Evviva! Riccardo Scamarcio! Premio da produttore. Attore, sì. Mi viene un po' da ridere perché devo dire che da attore non ne ho ricevuti tanti e riceverne uno da produttore. Da me l'hai ricevuto. Da te l'ho ricevuto? Sì, sì. Vai, sono stato qua con 7-8 anni fa. 10 anni. Ah, vedi, passa più in fretta di quanto pensassi il tempo. Allora, volevo ringraziare sinceramente. Come giuria abbiamo deciso di non dare nessuna motivazione scritta, perché quelle piccole di Vizio Lazzotti abbiamo parlato molto, perché non è stato facile, perché ci stanno veramente tre film molto forti. E quindi questo premio lo consegno proprio il premio alla regista, e quindi grazie anche al produttore. Hanno... Dai. Va bene, chiedo ad Alessandro Raio cortesemente di reggere il premio, un secondo, perché ne sta approfittando proprio. Assolutamente sì, quando ricapita, per leggere il messaggio che mi hanno mandato naturalmente due oratori molto più bravi di me, che sono Piazza e Grassatonia, che sono in Messico, e dal Messico mi scrivono. C'è Film Festival, va Valeria Colino! Valeria Colino! Eccola! Per Miele! Molto molto contenta, grazie alla giuria, grazie al MIBAC. No, ah vabbè, lo perdoniamo, ti salva sempre, ti salva sta donna, ti salva. Grazie a te. Ho solo un altro ringraziamento, che quello era proprio mio, lo volevo fare io, che è a Francesco Vedovati, che è qui con noi, che è il mio casting. Francesco Vedovati,
con cui sono stata più due anni fa, ho speso più tempo con lui, anche del calore con cui ci avete accolto. L'eleganza, grazie. La bravura, la grandezza di Valeria Golino. E la bellezza di Valeria Golino. Bene, abbiamo quasi finito, ma c'è un grande. Noi. Sì. Grandissimo. Ivano, Gian Francesco, aspetta, te la devo consegnare io. Sindaco, vai tu. La colonna sonora di Tutti contro Tutti, firmata da questo bravissimo cantautore, grandissimo cantautore. Grande Alessandro, tutto per te. Grazie, grazie a te. Bene, adesso lui ci regalerà qualche emozione. L'ultimo giorno dell'umanità, un padre di suo figlio, apri la tua mano. Questi sono i nomi delle cose di città, purtroppo ho perso il nome del posto dove andiamo. L'ultimo giorno dell'umanità, un uomo e una donna chiusero le tende e non curandosi più dell'aldilà riuscirono ad amarsi più teneramente. La morte disperata non trovava il figlio era sparito fra i soldati. L'ultimo giorno dell'umanità, il futuro andò a parlare al campo rifugiati e disse: inseguiti dai cani, dai servi patinati, i figli degli operai se ne erano già andati. Francesca Ciliberti che ti consiglieranno un omaggio. Talarico, grazie onorevole, il Ministero per i Beni ti porterà tanta fortuna, te l'assicuro. Ci possono mettere i fiori? Sì, anche altro. La parte più importante di questa manifestazione sono loro. Degli industriali di Catanzaro, 36 anni, il più giovane. E consentitemi, penso che sia anche il momento, la famiglia Guglielmo con Beatrice Volpi, la vorrei qui, Matteo Dubertici, Beatrice, una grande imprenditrice. Diciamo che ci avete dato la possibilità di fare lo sponsor. Grazie a te. Se non c'eravate voi non lo facevamo. Grazie a te Roberto, grazie a te. E anche soprattutto grazie a tutti loro, ogni giorno ci danno la possibilità di esserti vicini. Grazie alla presenza che ci dà il consumatore, che ci ha fatto diventare quella gente che siamo. Il volo. Aurora D'Agostino, Giuseppe Ciliberti. 3, 1, via. Sì, una bellissima organizzazione, Gianvito ha fatto un lavoro eccezionale, poi vedere tutti questi attori passeggiare per Catanzaro Lido è stato per me... L'ho accettato con grande entusiasmo, l'ho preso con grande entusiasmo, ma soprattutto ha risposto bene il pubblico. Io ringrazio proprio i miei concittadini che hanno risposto in maniera calorosa, hanno praticamente affollato questa arena meravigliosa che è stata organizzata in Piazza Brindisi, ma soprattutto hanno dimostrato grande calore alla manifestazione. Quindi credo che il prossimo anno ne faremo una ancora più bella, quindi lavoreremo per far divertire ancora di più Catanzaro Lido. Una battuta. Allora da capo, 3, 2. Non ti rifaccio manco la domanda. Vai. Beh, un grande successo, a Catanzaro è stata calorosissima, i giovani autori sono rimasti impressionati da questo pubblico che ha sete di cinema. La migliore opera prima è di Valeria Golino, la colonna d'oro a Valeria Golino quest'anno.
E parlaci un attimino di questo film. Beh, un film che tratta un tema delicatissimo sull'eutanasia, un film che ha avuto una grande accoglienza anche a Cannes e non ha avuto una grande distribuzione e sono felice di averlo portato al Magna Grecia Film Festival. È iniziato 10 anni fa, questa 10ª edizione ha avuto il timbro finale, la presenza del Ministro della Cultura. Come hai vissuto questo momento? Beh, orgoglioso e felice di aver avuto il Ministro, che è stato vicino ai giovani autori italiani e vicino a questa giovane manifestazione che compie il suo 10º anno.